Torna il giocattolo sospeso, l'iniziativa di solidarietà del Comune di Napoli per donare giocattoli o libri ai bambini e alle bambine della nostra città che vivono un momento di difficoltà. Grazie alla disponibilità dei negozi di libri e giocattoli che aderiscono all'iniziativa. Chiunque può donare un giocattolo o un libro e lasciarlo sospeso. Verrà così ritirato e consegnato ai destinatari attraverso i servizi delle educative territoriali tramite le associazioni che hanno partecipato alla manifestazione di interesse con il coordinamento del Comune. Ma anche da casa è possibile. Possibile donare attraverso la piattaforma online unpanierperte.it. Chiediamo sempre la collaborazione di tutti i cittadini e le cittadine napoletane per aiutarci a dare un giocattolo a chi in questo momento è in difficoltà. Quindi speriamo veramente attraverso questa iniziativa di dare un sorriso a tanti bambini e bambini che ci auguriamo possano essere coinvolti. Sul sito del Comune di Napoli trovate l'elenco di tutti i negozi di giocattoli e cartolibrerie che hanno aderito alla nostra iniziativa e naturalmente anche la piattaforma online che permette a tutti quanti di poter donare comodamente dalla propria casa. Un'iniziativa importantissima del Comune di Napoli dedicata a tutti quei bambini che sono in difficoltà ma che hanno diritto a ricevere un giocattolo a Natale. Potete aderire tutti, ci potete aiutare a raccogliere quanti più giocattoli direttamente sul portale Un Paniere per Te. Ognuno di voi potrà donare sia un giocattolo o un libro e i bambini delle educative territoriali del nostro territorio cittadino riceveranno un dono unico, grazie anche al vostro contributo. Mi raccomando, partecipate in tanti, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, abbiamo bisogno di stare insieme e di essere dalla parte dei più fragili. Grazie.